Partiamo dal dato più importante, quello dei tifosi, una bella affluenza alla Rocca di San Tommaso per la prima uscita dell'Avellino. Devo dire la verità, mi sono commosso a vedere tanta gente, segno che comunque la gente apprezza e comincia ad apprezzare il lavoro che questa nuova società sta facendo. È arrivato anche Biancolino. Nel corso della partita c'è una trattativa in atto ben avviata. Possiamo dirne qualcosa di più? Sì, con Raffaele abbiamo, diciamo, raggiunto un accordo di massima. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso spetta al grande bomber fare l'altro passo. Oltre a Biancolino si parla di Tisci, anche qui una trattativa in corso d'opera. Sì, è vero, confermo, c'è stata già una bozza di trattativa, speriamo bene anche per Ivan. Nel corso dell'amichevole contro il Serino si sono messi in luce tanti under, anche qualcuno in prova, per qualcuno potrebbe arrivare anche il contratto. Sicuramente, anzi, sotto questo aspetto vorrei dire una cosa, sono molto contento perché, sai, in questo campionato dove c'è l'obbligo di schierarne 5 in campo, vedere tanta qualità e tanta bontà mi fa stare molto tranquillo. Domenica parte la stagione con la Coppa Italia, sarà anche una tappa importante in vista del campionato. Sicuramente, perché ogni partita, sai, noi siamo partiti 6 giorni fa, quindi abbiamo giocato, questa è la prima uscita ufficiale, più partite ci saranno e meglio è per l'inizio del campionato. Il cantiere è ancora aperto, ma si sta quasi per chiudere. Sì, manca poco, perché in realtà con l'accordo ci ha fatto con Puleo. Quasi fatta pure per Biancolino, poi vediamo per Tisci, arriveranno altri 3 under e possiamo dire di aver chiuso in tempo record tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi.